sono trasferito a Milano ad agosto, ho iniziato a fare università. Per caso ho conosciuto un ragazzo che mi ha presentato a un capo dell'agenzia e gli sono piaciuto, ho iniziato, adesso sto andando alla grande. Ci sono delle cose che mi piacciono molto, come gli show, le campagne, gli shooting. Le cose che ho di più sono il fitting e lo showroom. Introverso, solitario, strano. In generale, fare tanto sport. Sempre calcio e mi piace molto beach volley. No, se me la tiro, c'è gente che mi chiede questo. Nel senso, sono così, non è che lo faccio apposta. Perché sto un po' in disparte a volte, magari non dico tante parole. Cioè, poi dipende molto magari dalle serate, dai giorni. Se mi sento bene, continuo a parlare per delle ore. Se invece non mi sento troppo bene, sto muto. A volte sì, mi piace anche farlo. Che posso riflettere su cosa sto facendo, quello che mi accade, qualsiasi cosa. Sì, anzi, penso troppo. No, io sono molto autocritico e secondo me pensare è la chiave giusta per migliorarsi. Inizio a lacrimare. No, non è che mi dà fastidio, spero che si fermi la lacrimuccia. No, 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 è il trucco. Sono con la mia famiglia. La gente pensa che io faccia le cose senza un motivo, mi comporti in un modo diverso da magari come si potrebbe comportare un'altra persona. Però alla fine io penso che chi non è diverso dagli altri finge. Dal jazz al techno, soul, un po' di rock ma non troppo. No, ho finito l'anno scorso, però mi piace molto leggere libri di psicologia. Sì, ci ho pensato. Sì, lo farò, studierò psicologia. Ascoltando del soul. Io non credo negli eroi. Ci sono delle persone nella nostra vita che ci insegnano qualcosa di grosso e questi insegnamenti bisogna riuscirli a prendere al volo. È meglio che questo video non lo veda l'agenzia allora. Non lo so. Non so come reagirebbe. No, sinceramente mi trovo bene. No, assolutamente. Ho molti amici
ma ne frequento pochi.